cose belle danno fastidio. E allora non hanno mancato subito di deturpare la bellezza di questi disegni fatti sulle panche, che rallegrano le panche, che rallegrano questo ambiente, che rendono vivo l'ambiente perché l'arte rende viva. E l'arte può piacere o non piacere, però se anche non piace non bisogna deturparla. Io non so chi è stato questo balordo che ha commesso questa, guardate qui, una scritta volgare con un segno di croce fatto sulla fronte di questa immagine che rappresenta la Madonna. Un segno fallico che lascia il tempo che trova e che può soddisfare solo chi l'ha fatto, solo chi l'ha fatto, non certamente chi lo osserva. È brutto rovinare le cose belle, è brutto rovinare i sacrifici che fanno le persone. Daniela ha trascorso ore intere per abbellire, per rendere più allegra anche la seduta, anche il trascorrere 5 minuti su queste panche. Io non voglio lanciare un messaggio a chi ha fatto, ha commesso questo. Spero che tu abbia avuto un momento, solo un momento, che tu non sia aduso a rovinare e a distruggere, perché questo mi dispiacerebbe tantissimo. Spero solo che tu abbia trascorso un momento particolare ed hai commesso questo. Noi chiediamo a Daniele di venire qua, di eliminare questi segni volgari che tu hai fatto sul volto della Madonna. Hai fatto dispiacere tanta gente, perché se siamo venuti è perché tanta gente ci ha chiamato lamentando questo.